Ciao a tutti, sono Francesco, appunto dalla trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Claudio oggi non c'è, è in festa perché ieri è stato il suo compleanno, gli facciamo gli auguri in diretta al nostro amico Claudio, appunto perché ieri era il suo compleanno e di conseguenza gli ascoltatori non lo ascolteranno oggi perché si trova a festeggiare appunto questo suo evento così allegro e così bello che è un compleanno. Io ho cominciato la trasmissione con una tematica un po' particolare, che è la canzone di Francesco Branduardi, di Angelo Branduardi, scusate, che era il funerale. L'ho voluta appunto dedicare alla nostra ascoltatrice, un'ascoltatrice di questa radio, ma anche di questa trasmissione, che era l'Anna Maria. Io purtroppo ho saputo soltanto oggi della sua morte, e reputo doveroso in quanto spesso ci chiamava, interveniva, ed era un'ascoltatrice molto presente nelle trasmissioni appunto radiofoniche, dedicargli qualcosa. Mi associo anch'io a questa mancanza. D'altronde noi come pagani spesso abbiamo parlato. Sì, vuoi dire qualcosa? Abbiamo qua Giorgio, perciò per te ti apro i microfoni. Allora, vai pure Giorgio. Ecco, grazie a Francesco per la disponibilità e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, questa mattina alle 11 sono stato personalmente, anche a nome di tutta la cooperativa e di tutti noi conduttori e ascoltatori, Grazie per esserci stato, perché purtroppo io l'ho saputo oggi pomeriggio ai funerali di Anna Maria. E colgo proprio l'occasione innanzitutto per dedicare un pensiero di tutti noi ad Anna Maria. In secondo luogo porto i ringraziamenti della sorella, dei familiari, della sorella Babi, eccetera, della nipote, di tutti i familiari che erano presenti e che ringraziano soprattutto quanto Gamma 5 ha saputo dare in questo periodo ad Anna Maria. Ma noi crediamo che sicuramente Anna Maria ha dato molto anche a noi in questo suo essere presente con noi e sicuramente sarà sempre presente in noi. Per cui ancora un saluto ad Anna Maria e un arrivederci. Bene, Grazie Francesco. grazie a te Giorgio, appunto, che era importante perché dicevamo appunto che Anna Maria era un'ascoltatrice affezionatissima a questa radio, che i suoi interventi erano sempre presenti ed era anche simpatico e bello sentirla, insomma. Comunque rimarrà sempre viva nei nostri ricordi, questa è la cosa più importante. Avere memoria delle persone che non ci sono più, delle persone che hanno percorso la nostra esistenza, che hanno camminato assieme a noi, che hanno vissuto assieme a noi molte cose, tenendo conto che poi questa radio diventa quasi una famiglia virtuale, ma una famiglia che è capace di portare amicizia, sentimento, simpatia, è anche giusto che ricordiamo i nostri ascoltatori. Allora, entriamo nella tematica della trasmissione. Io voglio ricordare appunto che la trasmissione si chiama Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ed è una trasmissione appunto che ha una visione religiosa, e come visione religiosa molte volte noi abbiamo affrontato anche il tema della morte. Il tema della morte per una cultura che al di fuori del monoteismo non è certo uno spavento, un terrore. Certo che la morte di una persona che ci è vicina rappresenta sempre qualcosa di drammatico, di sofferenza, ma in realtà la morte è un passaggio necessario della vita. Di conseguenza, se una persona è ben vissuta, ha fatto il meglio della sua esistenza, si è impegnata, si è data da fare, ha vissuto in tutti i momenti cercando di dare il massimo delle sue capacità, sicuramente ha ben vissuto. Al momento della sua morte, pur lasciando un dolore, pur lasciando un vuoto, lascia un ricordo enorme, e di quello che sarà dopo la morte è una cosa che la riguarda e che noi speriamo appunto sia positiva. Certo che una persona che ha avuto la capacità di vivere intensamente, sicuramente con la sua morte del corpo fisico non sparirà completamente neanche il suo animo e il suo cuore. Comunque rimarrà sempre questo ricordo caro. Bene, allora ricordo altre tematiche che sono vicine appunto a questa trasmissione, e voglio ricordare un evento in particolare, appunto il 19 di giugno, sabato, a Jesolo, nel Bosco Sacro della Federazione Pagana, terremo il rituale del solstizio d'estate. Sono il solstizio d'estate, assieme agli equinozi, e il solstizio d'inverno rappresentano le quattro festività che noi pagani andiamo sempre a celebrare. La festività appunto che avviene a giugno rappresenta qualcosa di importante, in quanto è il trionfo delle luci, il momento in cui arriviamo in piena luce, in cui tutto quello che ci attorno, tutto quello che ci circonda, lo possiamo vedere nel massimo dell'intensità della luce solare. Ed è proprio il momento in cui maggiormente la nostra capacità si deve concentrare verso l'esterno, verso l'osservare, verso il percepire, verso l'essere vicino a quello che ci tocca e a quello che vediamo. Ricordiamo sempre appunto che il mondo rappresenta una fonte
intensa, inesauribile e continua di emozioni, di stimolazioni, di percezioni, e la ricchezza della nostra visione è un richiamo alla vita, un richiamo ad osservarla, a viverla, a percepirla, a cercare appunto di sostenerla e soprattutto di permetterci di comprendere le cose. Di conseguenza il sole, che a giugno arriva nel suo massimo splendore, in cui abbiamo le giornate più lunghe dell'anno, simbolicamente, e simbolicamente ricordiamo che un riconnettersi a qualcosa, un simbolo, ci riconnette a qualcosa di sostanziale, di vero. Il sole ci ricorda come i nostri organi, come la nostra vista siano così importanti, e di conseguenza di fronte alla realtà del mondo non dovremo mai svolgere lo sguardo da un'altra parte, non dovremo mai rinunciare nel vedere le cose, non potremo mai chiudere gli occhi, ma dovremo tenerli aperti. E di conseguenza il sole col suo ciclo ci ricorda questo, che ci sono delle fasi calanti, ce ne sono delle fasi buie, ma ci sono delle fasi in piena luce. E questa luce non arriva soltanto perché noi la costruiamo, la facciamo, ma attorno a noi esistono tutta una serie di eventi che ci portano a questo. Noi pagani sappiamo che il mondo è vivo, che il mondo è percezione, che il mondo interagisce con noi. Noi sappiamo che non siamo al centro di niente, noi sappiamo che siamo immersi in una realtà molteplice. Sappiamo che tutto quello che gira attorno a noi gira con noi, che noi non siamo gli unici a poter intervenire nella realtà, che non siamo gli unici a detenere la possibilità di trasformare il mondo, le cose e la sensibilità, che non siamo gli unici che hanno una capacità di comunicazione. Questo la mitologia, il paganesimo, le antiche religioni precristiane ce l'hanno sempre ricordato. Ci hanno sempre ricordato l'incanto, la seduzione e la bellezza del mondo, la molteplicità della vita. Questo, che per noi è un dato acquisito, scontato, non è un dogma di fede, ma è un'esperienza che ogni persona che si pone tranquillamente ad osservare il mondo percepisce. E questa nostra sensazione ha avuto l'ennesima scoperta scientifica, l'ennesimo ritrovato scientifico che sostiene questo. Prendo da un articolo della Repubblica del martedì 10 maggio 2005. Il titolo è bello, dice: così i fiori domesticano l'uomo, profumano per non estinguersi. La singolare ipotesi di alcuni psicologi genetisti USA: l'odore accattivante aiuta a farsi proteggere. Dice nella parte iniziale dell'articolo, che lo leggiamo proprio perché ci dà la dimensione di questa percezione, di questo contatto con il mondo: la prossima volta che regalate un mazzo di rose, di tulipani o di semplici margherite, chiedetevi se siete voi a usare quei fiori per fare bella figura con qualcuno o sono stati loro a usare voi per sopravvivere. Una ricerca condotta da psicologi genetisti americani, subito ribattezzata The Big Bloom Theory, cioè la teoria del grande sboccio, sostiene infatti che i fiori nel corso dei millenni hanno sviluppato odori, colori e forme particolari con il preciso scopo di compiacere gli umani e così rafforzare la propria strategia riproduttiva. Perché un fiore profumato? Sembra un quesito da filosofia zen, invece pare che abbia una risposta concreta nell'evoluzione della specie, a parte appunto alcune imperfezioni, perché sembra quasi che le trasformazioni del mondo siano avvenute in un lontanissimo tempo. Questa teoria in cui tutto quanto all'inizio avrà una fine è sempre una qualcosa che è condizionato da una visione biblica, da una visione cristiana. In realtà i fiori continuano ad agire, ad intervenire, ad essere presenti non soltanto con trasformazioni nel passato, ma nel presente e anche nel futuro, in quanto sappiamo che la vita è un fattore dinamico, è un fattore di vita, è una continua trasformazione. E ogni volta che un fiore appunto sboccia, ogni volta che noi abbiamo la cura per un fiore, ogni volta che siamo sensibili a un colore, siamo richiamati da un profumo, queste cose si ripetono. Di conseguenza nel mito non esiste l'inizio, il durante e la fine. Esiste un percorso ciclico. Il fiore sboccia, ma appassisce, crea semi, rifiorisce. Cioè siamo all'interno del ciclo della vita, dell'esistenza, siamo in qualcosa in cui tutto è trasformazione e nulla sparisce, nulla viene cancellato. E questa ricerca scientifica fatta appunto da genetisti e da psicologi dimostra la capacità che il mondo ha di interagire con noi. Le religioni rivelate, tutti i monoteismi sostengono sempre che appunto il mondo è stato creato da un Dio creatore. Noi sappiamo che questa è un'affermazione falsa, è una menzogna, è una delle tante bugie che i monoteisti si raccontano. In realtà noi sappiamo che il mondo, così come esiste, così come è presente, vive e partecipe, ha una propria vita, una propria volontà, una propria dimensione, ha un proprio modo di essere. E tutte le cose che esistono interagiscono con noi. Sì, pronto?
Francesco? Sì, ciao. Sono in diretta? Sì, sei in diretta. No, mettimi sì. Fuori. Scusa. Bene, scusate l'interruzione, ma come sapete Radio Gamma 5 è una radio povera, è una radio che vive, sopravvive e continua con lo sforzo di tutti, di conseguenza chi ha il microfono non fa soltanto la trasmissione ma fa anche molte altre cose. D'altronde, se noi vogliamo una radio libera, una radio che sia la radio degli ascoltatori, di chi trasmette, una radio di idee, dobbiamo fare anche questo, insomma noi non abbiamo i grandi colossi che ci proteggono. E per questo è anche un ricordo agli ascoltatori: se hanno la possibilità, la voglia, il desiderio di dare un contributo, lo diano alla Radio Gamma 5, sicuramente garantiranno forse ormai uno degli ultimi spazi di libertà e di informazione libera. Bene, riprendiamo appunto l'argomento che ci interessa, che appunto era quello di questo articolo, che può sembrare strano, ma dicevamo la mitologia, i racconti dei fiori, il fatto che per noi pagani esistono le driadi, le amadriadi, che sono appunto degli esseri che vivono, che sono nelle piante, dimostra come ogni cosa è vita. Anche le pietre, i fiumi, le montagne, le città hanno una loro anima. E quest'anima non è fatta per chiedere sottomissione, ma è fatta per chiedere venerazione. Venerazione significa che io riconosco il valore, non solo il valore, ma la bellezza, l'estetica, la capacità di questa realtà che è attorno di percepire me stesso ed io di percepirla e di scambiarci qualcosa. Ma il fatto che i fiori, dice l'articolo, addomesticano l'uomo, in realtà non è vero. I fiori hanno compreso, come tutti noi dovremmo comprendere, che soltanto vivendo una relazione, soltanto entrando in contatto, solo scambiandoci le cose, interagendo con gli altri, noi avremo una vita migliore. Logicamente noi come uomini, come comunità, abbiamo dei principi, dei valori, dei metodi che sono diversi dai fiori, però tutti quanti dimostrano che la loro forza, la loro capacità, la loro energia, oltre che essere belli in se stessi, lo fanno perché riescono a scambiare un qualcosa. Di conseguenza i fiori hanno un problema di specie, l'importanza per loro è quello di continuare la loro specie, di essere i migliori, di essere i più belli, e utilizzeranno tutti quanti i sistemi di seduzione, perché ricordiamo appunto che tutta la realtà è basata sul principio di Venere, che è quella della seduzione, della bellezza, della percezione, dell'estetica, e tutto interviene tramite questo. Pensate appunto all'incanto, no? alla bellezza che noi percepiamo nel vedere certi panorami, certi tramonti o certi cieli. E non solo questo, i boschi ad esempio hanno un loro fascino, proprio perché in loro risiede una vita, risiede un'anima, e quest'anima è capace di comunicare con il nostro corpo. Non usa una forma di comunicazione verbale, ma usa una forma appunto di comunicazione che appartiene all'essenza, che appartiene al significato, ma fa questo tramite qualcosa di concreto che è l'estetica, la forma, il colore con cui si presenta. Perciò non trascuriamo mai di osservare attentamente tutte le forme che abbiamo attorno a noi. Cerchiamo di pensare che quelle forme vengono fatte per comunicare un qualcosa. Quelle forme non sono un'illusione, in quanto riescono a interagire con noi. Se dopo migliaia di anni, dopo 2000 anni di follie monoteiste, la scienza comincia a mettere questo, dice che i fiori interagiscono per la loro vita con l'uomo e trovano giusto scambiare le cose, di conseguenza sono capaci di essere sensibili alla nostra sensibilità e cercano di svilupparla al massimo. Ma se neanche noi siamo sensibili a questa seduzione, a questa bellezza, significa che anche noi risiede questo principio. Logicamente i monoteisti ci hanno sempre insegnato ad annientare le nostre anime, i nostri desideri, le nostre passioni. Pensate ad esempio tutte quante le teorie più assurde, sempre sulla pornografia, sul nudo che i monoteisti occidentali hanno sviluppato. Pensate appunto allo scandalo che ancora adesso nelle nostre culture monoteiste, ad esempio all'immagine del nudo. E invece nella natura queste cose non esistono. L'importante è riuscire a comunicare, a percepire e entrare in contatto, la cosa basilare. Invece il monoteismo ci ha staccato completamente dalla natura, dal mondo. Ricordiamo che il mondo è un qualcosa di religioso. Religioso significa che lega qualcosa, che unisce assieme, che raggruppa le cose, che crea un comune sentire, un comune partecipare alle cose. Questo comune cosa, questo comune sentire, questo comune partecipare è dato però dalla molteplicità delle voci che si sentono, dato dalla
delle infinite voci, dagli infiniti colori, dei infiniti suoni che ci sono. Di conseguenza mai il mondo tende all'unità, tende all'uno, ma anzi tende a differenziarsi, tende a creare la molteplicità. E anche noi dovremmo fare questo nella nostra vita, non dovremmo concentrarci su un unico pensiero, su un unico scopo, su un unico valore. Dovremmo avere nella nostra vita migliaia di possibilità, migliaia di desideri. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Ciao. Benigni. Ciao. Sapendo, non mi dispiace perché gli angeli custodi si è distratto e pochi dei spagliatori e particoli sono morti. Ma a parte questo, fermo un discorso serio perché questa roba qua ormai è roba del passato. Ma se che c'è una realtà sì. a cui tutti si assoggettai e con cui si può mettersi in reazione, questa non è né maschio né femmina. Ti mi spieghi tu, oppure tutti qui che ha spacciato il monoteismo fin adesso, per cosa che il Dio è sempre stato raffigurato come un maschio, un veceto con la barba? Beh, a parte, piano, non è mai stato raffigurato come un uomo perché non ha quegli attributi virili che ha un uomo. Beh, qui. Cioè nel senso che non abbiamo mai visto, ad esempio, i genitali di Gesù Cristo sono stati sempre ben nascosti, almeno solo da quando era bambino, viene riportato da bambino, ma il Dio dei cristiani non abbiamo mai visto che abbia una capacità virile, usa lo Spirito Santo, l'unica volta che ha avuto un rapporto con una donna, tramite lo Spirito Santo, che non sappiamo bene come sia formulato, insomma. Se basta che c'è stata un'iniziazione da qui a casè, a forma di fecondazione artificiale, insomma. È stata una fondazione eterologa, la prima, è stata nella storia la prima fondazione eterologa. Questa roba qua, se tenta di fare di altri cloni di questa roba qua, insomma. Sì, ma logicamente se tu noti, esempio, i cristiani, tu dici, hanno un discorso maschile, però hanno fatto delle battaglie enormi contro la masturbazione. Sì, cioè, allora vedi che siamo incontrati. Perché Castri è la possibilità naturale della virilità. Sì. Automaticamente uno che soccombe dopo lo prime qualche altro, se è una roba logica, no? Sì, ma vedi, di conseguenza il cristianesimo non è neanche una religione maschile, proprio perché manca l'elemento sessuale tipico del maschile, cioè quando mai hai visto il Dio creatore raffigurato con degli organi genitali? Ma a parte gli organi genitali? Quando, se c'è mai giunto nel racconto biblico il fatto che ad esempio Gesù Cristo si masturbasse? Assolutamente mai. Ma il problema più grosso è che sto Dio, sto Allah, quello che è maschio. Perché no, non è maschio, non è, no, no, perché. No, io ricordo che io la figura nei No, pitture, allora scusa, la Chiesa si dice che è sposa di Cristo. Non si dice che è il compagno, ma è sposa di Cristo. Dice che sì, che è la sposa, perciò è donna rispetto a Dio. Gli islamici dicono che loro sono femmine rispetto a Dio, di conseguenza che loro sono, cioè per la scala gerarchica le femmine sono ancora più sotto di loro, però loro sono femmine rispetto a Dio, di conseguenza cioè, hanno l'annientamento della sessualità, se io sono maschio sono maschio, se una donna è donna, biologicamente è donna, invece loro dicono la Chiesa fatta dagli uomini è la sposa di Cristo. È una contraddizione e questo significa proprio che loro vanno ad associare, e qua ne parleremo anche perché è stato un problema, una polemica sull'argomento interessante, il discorso della sottomissione, perché loro percepiscono Dio sottomette l'uomo che non è uomo ma che è femmina rispetto a Dio, l'uomo che è uomo se stesso sottomette la donna e avanti di questa gerarchia. E quando che uno si è sottomesso è fregato. E quando che uno si è libero non può evolvere. Non può vivere. Capisce anche logicamente. Però se te che metti una paroeta che bisogna che te credi, perché per avere a fede bisogna che te credi, è a te che chiama a tutti. Sì, esatto, perché dicono che la fede è un valore importante, invece non ha nessun valore. Ti te credi senza vedere e te sia a posto in qualsiasi roba, te puoi credere nei politici, te puoi credere nei religioni, te puoi credere in quello che te vuoi. Se dopo non succede vuol dire che sarà stato il volere di Dio. Sì, ma questo volere di Dio non si è manifestato. Sì, comunque ricorda che la caratteristica tipica di ogni monoteismo è sempre quello dell'annientamento dell'identità sessuale delle persone. Ma chiaro, perché oltre che sessuale, primo, perché qui è quella su cui te puoi dare, anche psicologica. Sì, ma quando comincia la tua... Ti inibisci la possibilità di una persona di pensare, sì. Perché quando che te dici... Credi senza vedere, abbi fede, perché se no te siccome San Tommaso ti offre in realtà santo, ma poi lo ebbe, ti te da vedere, perché se è una roba logica e coerente, la devi vedere, percepire e vivere. Percepire perché se no te lo capirei andando avanti, però non devi mai credere ciecamente, no, mai rinunciare alle tue capacità di controllo, di visione e di vita. Oh, guarda che ti vedi, è gregge dappertutto, no?
che ha bisogno del pastore, perché gli ha insegnato da piccolo a credere. E sì, ma l'importante è che noi non siamo due gregi, l'importante è che noi non siamo pecore, l'importante è che noi siamo dei lupi pronti a sbranare queste pecore. Certamente, guarda che mi, anche se non mi metto il vestito da agneo, si mi viene vicino, si fa il caso chi vuoi, non c'è problema, ma si mi viene vicino, sbrano. Saluto. Bene, ciao. Sì, ora le telefonate sono aperte, 049-700-700 e 049-700-838. Ciao, sì. Ciao, ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao Ivano. Ciao, come sei? Tu? Bene. Sì, va bene. Attento, Ivan Il, cambiando discorso, Ivan Illich, Nemesi Medica, l'espropriazione della salute. Mm. Perché qua parla, no? Uno... Sì, no, ma era famoso negli anni 70. Sì, profeta fuori tempo, tra virgolette, per la nostra cultura massificata, compì studi di scienze naturali, filosofia. Sì, sì, beh, ha pubblicato anche qualcosa, ad esempio, sulla storia dell'acqua, qualcosa, sì, sulla scuola. Sì, ha avuto alcune intuizioni in gamba, diciamo, che va preso sempre con le molle. Comunque, sì, sì, comunque. Non sai che sia negativo proprio come. No, ha dei buoni spunti, anche perché è legato storicamente però al fatto della contestazione, cioè alla rottura di certi schematismi, sai, e quando tu devi rompere certi schematismi come la Rivoluzione Francese, la Bastiglia la devi buttare giù. Esatto, sì, perché qua vedo appunto filosofia, teologia, storia, capito, insomma, che è un mezzo prete, insomma. Insomma. No, beh, qualcosina di simpatico anche, ad esempio, sull'acqua l'ha scritto. Cioè, sì, infatti, ha scritto, ad esempio, di scolarizzare la società e altre, sì, cosette, sì, interessanti. Dopo, no, sai che Aldo Caro Tenuto è morto, vero? No. Tu sei mia? No. Sarà un mese, sarà un par di mesi comunque. No, però comunque, guarda, è passato in sordina comunque la morte. Sì, beh, tutte le persone che sono capaci di avere una elaborazione che non sia fideistica vengono sempre silenziate. Sì, è passato come, ho preso il giornale, proprio una notizia al giorno, proprio basta, chiuso, sì, sì, questo, sì. Più ho sentito, ho preso tre libri di Oltre la terapia psicologica, Lettera aperta a un apprendista stregone, sì, sì, e L'ombra del dubbio, cioè sono libri di tascabili comunque, con pochi sì, euro, no, comunque. Diciamo che la sua attività di psicologo è stata una grande attività, e come sempre le grandi personalità che sono indipendenti in questo, esatto, paese vengono nascoste, allontanate, sì, sì, messe sì, a immagini. Proprio la sua morte è passata in sordina proprio. Beh, anche la sua vita, le sue opere, cioè nel senso, sì, nel, sì, campo, sì, specialistico, sì, vengono apprezzate, in altri campi sono completamente scanzate. Avevo la sindrome di Peter Pan, già di lui, su, insomma. Dopo di Ludwig Spinsfanger e Abby Warburg, La guarigione infinita, storia clinica di Abby Warburg. Questa qua, non so se sei al corrente. Sì, lo conosco anche perché. Sì, beh, Sadie Warburg è famosissimo il suo testo, che era, sì, La rinascita del paganesimo antico, esatto, in cui lo fa, sì, appunto, nella storia dell'arte, che è un bel libro che merita. Sì, e sì, poi, sì, anche la storia di Abby Warburg è veramente una storia esistenziale, cioè in cui tramite proprio lo studio e la conoscenza lui si è curato le sue malattie. Sì, sì, sì. E qua appunto parla, c'è un epistolario appunto tra lui, di Binswanger e Warburg, appunto, della malattia, sulla malattia, perché uno dei due parlano comunque della malattia, della guarigione infinita. Sì, beh, anche perché dico, Warburg è famosissimo, fra le poche cose che si conoscono lui all'esterno, dal fatto di aver scritto un testo sul culto dei serpenti degli indiani Hopi, e sì, quello, sì, che ha rappresentato la sua forma, diciamo, di cura della sua malattia psichiatrica. Sì, 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 sì. Dopo ho un'altra qua, lezioni, sai, la serie di libri della Dedalo, non so se la conosci, sì, lezioni di Marie Curie, della Dedalo, che parla appunto la fisica elementare per tutti, internet e poi Dominique Walton. Però, sì, beh, ho visto alcuni libri, sì, ultimamente, sì, largo, sì, sull'argomento. Sì, abbastanza interessanti, come vero? Come... Non ho fatto tempo, cioè, a leggerli, so che comunque ultimamente la Dedalo ha pubblicato dei bei titoli, insomma. Sì, le copertine sono comunque disegni futuristici, come, sì, penso, comunque non... E poi, sempre Claude Lévi-Strauss, le strutture elementari della parentela. C'è un'antropologia. Lévi-Strauss è una delle colonne dello strutturalismo contemporaneo a livello, sì, antropologico, sì, sì. Infatti, ecco, dopo qua non so se ho preso un abbaglio, comunque La via della liberazione del Dalai Lama, non so. Beh, è un abbaglio, comunque è della Net, è comunque un tascabile, ma non penso che abbia fatto un buon affare, comunque
però indietro. Adesso succede sempre qualche errore nella vita. Sì, appunto, perché sì, beh, comunque non ho problemi. Serve per esperienza, insomma. Sì, sì. No, Chomsky, come lo vedi tu? Beh, dal punto di vista della linguistica e della critica politica è un tipo veramente in gamba. Sì, insomma. Nuovi orizzonti nello studio del linguaggio e della mente. Linguistica. È considerato uno dei geni della linguistica contemporanea, soprattutto poi anche in campo politico ha sempre avuto delle tesi veramente interessanti. Esatto, sì. Però a me interesserebbe, sai cosa interessa? Cioè, il linguaggio, sì, la linguistica però accostata all'antropologia, capisci come? Cioè, guarda, già il campo della linguistica è un campo difficilissimo, molto arduo. Sì. Accostarlo ad altre cose richiederebbe veramente una preparazione a livello anche universitario, sì, di studi mostruosi. Malinowski, insomma. Per esempio, Chomsky, Malinowski, Strauss, queste cose. Niente, è tutto qua, comunque. Se ti interessa l'antropologia, Mercier Eliade, leggilo, che è un buon autore, cioè nel senso che merita Mercier Eliade. Chi? Mercier Eliade. Mercier Eliade, quasi tutti, insomma. Quello degli sciamani, l'arte degli sciamanesi. Lo sciamanesimo e le tecniche dell'estasi. Le tecniche dell'estasi, sì, ce l'ho qui davanti, appunto. Niente, è tutto qua, comunque ti auguro un buono continuazione. Grazie Ivano. Speriamo che il 12 giugno 13 ci sia. Sì, beh, noi facciamo come sempre l'invito agli ascoltatori di andare a votare per il referendum 12-13 giugno. Cioè, ho quasi, non litigato, però una persona, tu dici, magari parla, dobbiamo parlare, dobbiamo dire, però guarda che la gente rischi proprio di prendersi per il bavero, veramente. Sono disinformati, però, ma io non voto, ma io non sono contrario a questa, guarda, questa legge, va bene per darti un esempio molto semplice. Questa radio deve rispettare la legge della par condicio, nel senso che è difficilissima da gestire, anche perché per gestire la par condicio ci vogliono mezzi. Esatto. Io domenica ero a Cittadella. Sì. E che c'era il mercatino, c'era una mostra di icone dentro la chiesa di Cittadella. Sì. Entro e c'era una bella colonna di pubblicità del comitato per il no. Ecco. Cioè dentro la chiesa cattolica. Sì. Dentro la chiesa di Cittadella, capito? Cioè, adesso non so, la par condicio vale per Radio Gamma 5, ma non vale certo per loro. Non vale che questa fosse in un locale, era dentro la chiesa. Sì, ma io guardo che abito su un paesetto, vado su un paesetto, proprio chiacchieriamo, cioè io e un altro che quasi quasi adesso non ci salutiamo, non ci salutiamo più, veramente, cioè proprio, cioè, si viene sempre, no, si arriva sempre a parlare di politica, a parlare di questo, di quello, siamo arrivati a parlare di questa, di questo voto, di questa legge, no? Sì. E io ho detto, il mio parere, ho detto questa è la legge, è una legge, da tirare via tutto, insomma. Ma perché? Ma qua, là, su e su, non si può, si torna alla deregulation, non ha detto questa parola, deregulation, cioè si torna... Assolutamente no, perché esistono dei valori medici che devono essere rispettati. Questo qui lo conosco, insomma, è uno che sembra che insomma, legge sì, però legge dei libri, insomma, diciamo perdere, insomma, va bene. Bene. Ti saluto, Francesco. Ciao Ivano, ciao. Sì, pronto? 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 Sì? Raffaello. Ciao. Ciao. Senti, io volevo chiederti un consiglio su come... Consigli non è che ne ti possa dare, cioè nel senso che posso parlare della mia esperienza, ma consigli è un po' difficile a dire alle persone di fare una certa cosa. Allora, mettiamola su questo punto qua, sulla tua esperienza. Io una volta ti ho sentito dire che tu hai degli amici che sono cristiani. Sì. E hai un modo particolare, sociale, di rapportarti con loro? No, perché? Come io sono costretto a confrontarmi sempre. Ma adesso sei... sono in cammino, non sono religioso, diciamo, ecco, sono laico. Vedi... E non so come confrontarmi con delle persone che vorrebbero che io per forza... vedessi il mondo come loro. O... Beh, questo lo faranno sempre. Nel senso che nella loro caratteristica è quello di volerti portare nel gregge. L'importante è che tu abbia saldo le tue idee e soprattutto che ti dimostri che non sei disposto a nessun compromesso. Perché nel momento in cui sei disposto a un compromesso, per loro la considerano una vittoria. Cioè tu devi essere, diciamo, il più estremista degli estremisti, il più radicale dei radicali, il più violento dal punto di vista delle idee di loro.
e questo è l'unico sistema per contrastarli. Se loro si percepiscono che non ti possono addomesticare, che non ti possono portare nel gregge, cominciano ad avere un comportamento diverso. Se tu dimostri una minima debolezza, sicuramente cercheranno di fare varco e di riportarti nel gregge. Certo che comunque con non tutti i cattolici è possibile dialogare, perché ci sono delle persone che veramente sono da inquisizione, però gli fai un favore a loro il fatto di farli capire che veramente stanno distruggendo se stessi e il mondo. Che poi lo facciano per se stessi va bene, ma tu gli devi ricordare che non sei disposto che distruggano il mondo. Questa è un'altra cosa da fare, insomma. Però ti devi essere abbastanza ben formato, devi essere forte, cioè devi essere deciso nelle cose, non gli devi risparmiare niente, soprattutto devi proprio colpire a fondo sulle idee. Io sai, quando parlo con un cattolico gli dico, io ho il massimo rispetto per le persone, però sulle idee non si fanno prigionieri, e la cosa che devi fare è questa. Poi logicamente se uno può, non è obbligato ad avere un dialogo, un rapporto con loro, se ti succede nella vita, sai, lo fai. Puoi anche rifiutarlo, è una tua scelta. Certo che, sai, vedere delle persone che sacrificano la loro esistenza, la loro vita, che annientano se stesse, lo trovi assurdo, però se a loro piace così, li lasci fare. L'importante è che non lo impongono nella vita, non lo impongono agli altri. E però loro lo stanno facendo, e quando lo fanno devi darti da fare per impedire questo, insomma. Cioè, tanto per dirti un piccolo esempio, puoi dire che il 12-13 giugno tu andrai a votare. Già questo li fa imbestialire. No? Non so se ti sono stato utile. Sì, sì, un po' sì. Ecco. È normale, insomma, penso per tante persone, insomma, avere una varietà di amicizie, di conoscenze, sì, nel lavoro, di colleghi. Sì. Che varia, insomma, c'è dal laico all'ateo, sì, al cattolico in generale. Adesso ci sono anche i musulmani. Sì, però la maggior parte, insomma, sono cattolici, anche qua in Veneto è una cosa abbastanza normale, anche se chiaramente c'è molta gente che non è più praticante. Sì, beh, la maggioranza, sì, cioè, i praticanti sono in realtà una minoranza, e come minoranza vogliono imporre le cose agli altri, perché loro pensano di tenere una verità. La cosa che li vanno smentiti è che non esiste una verità, che non esiste un dogma, che non esiste una fede, ma che esiste la capacità di ogni individuo di essere dentro la realtà. E già questo per loro è uno smacco. Soprattutto loro pensano che ti proponga queste loro stesse idee cambiando nome. In realtà devi dimostrare che esiste una visione del mondo che è totalmente antitetica alla loro. Cioè che tu non hai una fede da proporre, non hai una verità da imporre, però allo stesso punto devi riconoscere che non tutte le religioni sono uguali, perché la loro è una religione pericolosa, le altre sono religioni di vita, di conseguenza non possono mai essere conciliate. Il massimo rispetto per le persone, nessun rispetto per le idee, e questo è veramente un dogma. Quando loro chiedono rispetto, tu dici, io il rispetto lo do alla persona, ma l'idea non posso darla. Certo. Vabbè, sono contento che mi hai dato i consigli. Bene. Niente, senti, ma voi politeisti, ad esempio, sul come vivete? Noi siamo delle persone normalissime, che ognuno vive la propria vita, le proprie situazioni, e c'è chi lo fa in maniera più pubblica, chi lo fa in maniera più privata. È una scelta che appartiene sempre alle persone, che non può essere imposta. Cioè, da noi non esiste il concetto del missionario o del salvatore degli altri. Esistono persone che fanno delle scelte. C'è chi, ad esempio, lo vive tranquillamente nell'anonimato assoluto, chi lo vive in piccoli ambiti, chi, ad esempio, come noi, lo vive, ad esempio, pubblicamente. È una scelta che uno fa, però, capito, non hai nessun dovere, cioè nel senso che non sei il salvatore di nessuno, neanche di te stesso. Perciò fai le cose che ti senti, cioè nel senso, in base alla tua conoscenza, alla tua forza. L'importante però per un politeista è lo stile di vita, cioè la fedeltà a se stesso e ai propri principi, il non rinunciare a quello che uno è. E questo è fondamentale. Poi tutto il resto viene dalla propria pratica, ma non esiste un manuale di comportamento. Cioè, nel senso che lo scopo di un pagano, di un politeista, non è certo quello di convertire o di salvare gli altri, è quello di vivere al meglio. E ognuno fa delle proprie scelte, insomma, anche proprio perché la tua realizzazione non passa tramite la conversione degli altri o tramite la predicazione, ma passa tramite la tua vita. E uno fa le cose che si sente, le cose che gli piacciono, le cose che gli sono più affini, le cose che lo attraggono di più, insomma, o anche le cose che ti seducono di più. Ma quale responsabilità secondo te può esserci
in una società fortemente cattolica che mi ha impregnato una parte dell'infanzia, una parte dell'adolescenza. Beh, vedi, allora... In alcuni drammi che ho passato io, tipo alla tossicodipendenza o cose varie. Beh, sai, quando... Di colpa, le cose... Cioè, quanta è la responsabilità mia da un punto di vista di un politeista e quanta è la responsabilità di una società... Beh, sai, allora, la responsabilità fondamentale è quella di non aver sensi di colpa. Cioè, nel senso, per quante cose tu possa aver fatto, anche le più atroci, non devi aver sensi di colpa. Hai commesso degli errori, questi errori li hai commessi, l'importante è che tu ne sia conscio, l'importante è che tu cerca di ristabilire questo, ma la prima cosa che tu devi fare è cambiare il senso del senso di colpa, cioè è un lavoro titanico, enorme, tu non ti devi sentire in colpa per le cose che hai fatto. Certo che ci sono delle cose che ti vengono indotte, perché ad esempio un bambino se vive con due genitori di cui uno è ragionevole e l'altro è pazzo, ha il confronto. Quando purtroppo un bambino nasce in una società come la nostra, a totale maggioranza monoteista, ha dei grossi problemi. Nel momento in cui lui è conscio di questo, deve cominciare a cambiare le cose, in base alle sue energie, alle sue capacità, ai suoi desideri. Però soprattutto di tutto quello che ha fatto nel passato, non si deve fare distruggere, annientare dei sensi di colpa. Non esiste la colpa da espiare. Esistono errori che sono da tua esperienza, e da questi errori, avendoli compresi, avendoli rivissuti, te li porti come bagaglio, ti permetteranno di vivere meglio. Non sentirti in colpa. Certo che se tu vivi una situazione in cui si muore di fame, farai difficoltà, avrai un'enorme difficoltà a crescere bene, però puoi farcela, ti devi impegnare al massimo, non avrai nessuno che ti aiuterà, dovrai basarti solo sulla tua energia, ti dovrai conoscere te stesso, i tuoi limiti, le tue potenzialità, la tua volontà, e da questo partire. Logicamente è un lavoro che non si fa in un giorno né un anno, ma ci impiegherai tutta la tua esistenza. L'importante è che tu lo faccia, soprattutto non perché avrai una vita eterna, perché l'importante è vivere il presente, è vivere la tua vita e quello che hai. Quello che sarà la tua morte non ti deve interessare. Non lo fai per una futura ricompensa, per una ricompensa che verrà, per un premio che riceverai. Lo fai adesso e vivi adesso. E di conseguenza, partendo da questo principio, il tuo approccio alla realtà, al mondo, sarà anche diverso. Lo costruisci in ogni momento, in ogni giorno, osservandoti attorno ed osservandoti, soprattutto non sentendoti in colpa. Ci sono persone che hanno pesi enormi, benissimo, questi pesi li prendi, li macini, te li porti avanti, li comprendi, li analizzi, li smonti, li fai diventare tua esperienza, tua conoscenza. Da questa tua conoscenza si va avanti. Cioè, tu puoi sempre fare qualcosa, anche a 80 anni, l'unica cosa che non potrai più fare è quando morirai. Una volta che sei morto, il problema della tua esistenza non si pone più. Però finché vivi hai sempre la possibilità di rimediare a tutto e non avrai nessuna colpa del tuo passato. Cancella il senso di colpa e di peccato del tuo passato. Tu non hai commesso peccati, non devi avere risentimenti, non devi distruggerti per gli errori che hai fatto nel passato. Assolutamente no. Per qualsiasi cosa tu possa aver fatto. Io di solito uso una frase che viene da un testo buddista, dal Dhammapada, l'orma della disciplina, che dice: dopo aver ucciso padre e madre e un interno regno con i suoi guerrieri, tranquillo se ne va il bramino. Di conseguenza, per quante cose atroci noi abbiamo fatto nella nostra vita, se siamo consci, responsabili della nostra vita, siamo consci di aver commesso delle atrocità, delle violenze enormi, però per il nostro futuro, per la nostra vita, non possiamo fermarla al nostro passato, ai nostri errori. Dai nostri errori si parte e si va avanti, dai nostri errori si vive, i nostri errori non ci devono uccidere, i nostri errori ci devono servire come esperienza. Per quante cose atroci noi possiamo aver fatto, hai sempre questa possibilità, finché avrai vita avrai la possibilità di rimediare o di utilizzare i tuoi errori. Perciò non portarteli come una palla al piede, assolutamente, mai. Non avere sensi di colpa nei confronti di nessuno, assolutamente. Quello che hai fatto è servito per vivere, per comprendere, per avanzare, per vivere. Questo è una cosa fondamentale. Perciò non esistono colpe. Questa è una cosa essenziale. Se tu hai la minima colpa, quella colpa ti annienterà, ti distruggerà e ti impedirà la tua vita. Spero di... È stato molto esaudiente, grazie mille. Niente, figurati. Spero che in effetti la colpa, perché c'è purtroppo in questa società c'è molto il senso di colpa... tante persone
Ma la colpa è per impedirti di vivere. Franco Carraro mi ha detto butta via il prete che c'è in te, e da ragione, perché è una cosa fondamentale annientare il senso di colpa. Se il colpo per andare avanti. Gli errori si fanno, sì, e si cerca di non ripeterli, si cerca di fare del meglio, del proprio meglio per si fa tesoro paziente, dei propri errori. Si fa tesoro dei propri errori per non ripeterli. Esatto. Speriamo se che comunque più, perché poi è difficile, perché ti tornano nei sogni, ti tornano i sensi di colpa, è difficile. Vabbè, è un lavoro da titani, è un lavoro veramente da titani, come dici te. È un lavoro eroico, nel senso, cioè proprio non è facile. Metterci 5-10 anni è un lavoro che sto facendo e lo porto avanti. Potresti impiegarci anche tutta la vita, l'importante è che tu lotti contro quei sensi di colpa e te ne liberi. Cioè, anche se tutta la tua vita fosse concentrata nel liberarti dei sensi di colpa, avresti vissuto al meglio. Grazie mille. Niente, figurati. Ciao. L'importante appunto è essere consci di questo, cioè nel senso del non farsi annientare, distruggere, annichilire dei sensi di colpa, perché altrimenti ne saremo distrutti, la nostra vita sarà veramente, come a piazza cristiana, un inferno. Sì, pronto? Sì, ciao Claudio, certo. No, Claudio sta festeggiando il compleanno. Pronto? Niente. Peccato, il nostro ascoltatore è caduto. Ecco, ricordo all'ascoltatore che ha chiamato che Claudio oggi non c'è perché festeggia il suo, ieri era il suo compleanno e oggi lo festeggia con un giorno di ritardo, ma lo festeggia. Gli facciamo gli auguri da parte mia e di tanti amici appunto a Claudio per il suo compleanno. Comunque lo trovate sicuramente giovedì prossimo assieme a me, perciò non preoccupatevi. Allora, proseguiamo appunto con la trasmissione. Io ricordo che le linee sono aperte per intervenire a 049 700 700 e 049 700 838. Allora, abbiamo appunto parlato dell'importanza di essere attenti alla vita, attenti alle cose che ci sono attorno. E io vorrei ricordare alcune cose di attualità, perché abbiamo parlato di cose esistenziali, delle cose del mondo, delle cose della vita, e adesso andremo nel concreto. E purtroppo questo è un periodo che ci sono due eventi importanti. Il più importante è il referendum sulla fecondazione assistita che si terrà il 12-13 giugno. Io invito gli ascoltatori a fare come me, io il 12-13 giugno andrò a votare. Poi sul cosa scegliere, sul cosa fare, con buona volontà, con impegno, tutte quante le persone possono trovare le informazioni. Se si vanno a leggere i temi del referendum, le tematiche, comprenderanno quale scelta fare. Perciò io ricordo appunto il 12-13 giugno a tutti gli ascoltatori di andare a votare per il referendum sulla fecondazione assistita, sull'abrogazione delle norme della fecondazione assistita, sulle norme ritenute dai promotori del referendum norme abbastanza severe e pericolose per la vita delle persone e della società. Perciò datevi un'informazione, leggete i giornali, ascoltate questa radio, dove trovate recuperate informazioni. Seconda cosa, siamo in un periodo, a un punto in cui c'è la dichiarazione dei redditi e c'è il discorso dell'8 per 1000, e io parto dell'8 per 1000. Per quanto riguarda Radio Vaticana, voi sapete che c'è stata una sentenza in cui due sacerdoti, un cardinale e un padre del Vaticano, sono stati condannati per i danni che la loro radio ha provocato alla salute degli abitanti della zona del Lazio dove sono appunto installati i ripetitori. Logicamente nella zona di Cesano Romano la percentuale di malattie nei bambini, leucemia ed altro, è altissima. Gli abitanti avevano detto: se volete aiutarci a difendere i nostri bambini e impedire che Radio Vaticana continui a inquinare tutto questo, non firmate l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, datelo a qualcun altro ma non alla Chiesa Cattolica. Io come pagano vi dico: non datelo a nessuna delle religioni presenti, datelo allo Stato, verranno utilizzate al meglio per qualcosa di più importante. E ricordate appunto che gli abitanti di Cesano Romano ricordano sempre: se ci volete aiutare a difendere i nostri bambini dall'inquinamento elettromagnetico, per cui anche due sacerdoti sono stati condannati, non firmate l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. Ma voglio ricordare appunto che di fronte a questa condanna fatta dalla magistratura, in cui si faceva di tutto, è stato intervistato uno dei condannati. Allora, cosa dice questo condannato? Dice una cosa molto molto semplice: onorato della pena, eseguo una missione. E dice il giornalista, parliamo Corriere della Sera, 10 maggio 2005, pagina numero 15. In intervista appunto al padre Borgomeo, uno dei condannati, dice, il giornalista gli chiede: personalmente come vive questa faccenda?
con sentimenti contrastanti, come un senso di pena per la strumentalizzazione che viene fatta dei timori della gente, ma anche mi sento onorato di essere preso a bersaglio, se così posso dire. Onorato da una condanna, chiede il giornalista. Sì, anche se le persone sono paradossali, perché io non sono un privato che prende un'iniziativa dalla quale può recedere per propria decisione. Io eseguo una missione. Svolgo da 20 anni con passione e responsabilità un compito che mi è stato affidato dal Papa. C'è di mezzo un'istituzione come la Santa Sede, c'è un accordo con l'Italia. Se nonostante tutto questo devo essere perseguito, non posso che andarne fiero. E questo è quello che ha dichiarato al Corriere della Sera il giornalista. Questo giornalista, appunto, questo prete, logicamente condannato per aver provocato dei danni a Cesano, agli abitanti di Cesano, è fiero di essere condannato e dice che lui lo fa, la sua attività è una missione data da incarico del Papa. Logicamente tutti i monoteisti dell'interesse della gente se ne fregano abbondantemente. Abbiamo esempi continui in questo senso. Sì, pronto? Servizio 3 di Telecom. Niente, era una comunicazione Telecom, come sempre, non importa. Bene, ora proseguiamo. Tutti quanti i monoteisti hanno sempre questa caratteristica di non occuparsi delle conseguenze delle loro azioni. Tutti quanti i monoteisti, gli basta che la gente abbia fede, gli basta che le persone siano devote, basta che le persone si sottomettano.